Riprendiamo il test dalla domanda 111, in cui, riferendoci al viaggio nell'inizio della vita di un grande personaggio che aveva un figlio, la domanda era se questo figlio fosse uno che avesse il vostro nome. Così ora possiamo fare la domanda 112, in cui si chiede se il figlio di questo personaggio poteva avere in sé una forma trinitaria. E per A può essere. Come Gesù, essendo figlio, era secondo a suo padre, ma era parte assieme al primo di una trinità, così anche il secondo figlio di Mussolini entra prima di Romano, ma Romano anche è il terzo come primo. Nel sistema assoluto chi è il primo è l'ultimo e viceversa. Domanda 113. Il tuo primo ride nella vita ha qualche cosa in comune con il rosario affermato a Fatima? Per Ra, questo ride fu il Roma Rio, che molto assomiglia al Rosario. Per lui, certamente si riferisce al Rosario, la preghiera insistente come il rimedio richiesto in Fatima dalla Madonna contro il castigo di Dio. Dal momento che Dio prese questo castigo entrando in Ra, personaggio senza alcun ascolto, il rosario si riferisce al cattivo Ra, al rio Ra nato in Salerno. L'altro rimedio fu pensato come la conversione della Russia. Domanda 114. Sei tu forse il soggetto della conversione della Russia richiesta a Fatima? In Ra, come il rosario, così anche la conversione della Russia sono legati assieme per tre generazioni. La nonna di Ra si chiamava Russo, doveva convertirsi ad amare e sposare l'uomo che l'aveva violentata nel corpo, l'aveva stuprata per farsi sposare. Rosa fu il frutto di questa violenza. Così la conversione della Russia trascende la conversione della Russo e il rosario ebbe Rosa come l'innocente frutto della violenza patita dalla Russo. La Russo fu convertita e sposò il suo violentatore. Nella generazione che segue, la figlia della Russo ricevette ella pure violenza, questa volta spirituale, da Luigi Amodeo. Egli l'amava e desiderava sposarla, mentre invece lei desiderava farsi suora. Ella pure fu convertita all'amore che gli altri hanno per te, e così lei sposò Luigi Amodeo. Romano nacque così come il santo frutto di due immense rinunce, una nel corpo e l'altra nello spirito. Il terzo livello di questa conversione della Russia riguarda Ra, che era Rio, era colpevole, era reo, e doveva convertirsi anche lui, in modo da aggiungersi a sua zia Rosa e formare assieme il Rosa Rio, come l'aggiunzione in una cosa sola della vittima e del persecutore, persecutore, badate, di Dio, il Dio messo in croce, nella croce del cattivo carattere di Romano Amodeo. Romano Amodeo doveva essere convertito in modo da portare finalmente il giusto rimedio al castigo di Dio che era accaduto in Romano. Egli pure fu convertito. Domanda 115. Ha il grande uomo di questo primo viaggio nella vita un nome che fu chiamato Uomo della Provvidenza dal Papa?
nel caso dirà, Benito Mussolini fu detto esattamente l'uomo della provvidenza da un papa a causa dei patti lateranensi che finalmente portarono pace tra il Vaticano e l'Italia. Domanda 116. Sei tu nato in qualsiasi modo essendo re Emanuele? Ra è nato essendo re, esattamente, Vittorio Emanuele III. Egli, Ra, non era il re, ma noi possiamo dire che egli fu nato essendo re Vittorio Emanuele III. È un dirlo in modo trascendente. Domanda 117. Se è il vostro caso, egli anche è il segno di una trinità? Nel caso dirà, Vittorio Emanuele, primo, secondo e terzo, rappresentano proprio nella loro trinitaria unità la risurrezione di Roma. In Italia è il nuovo impero romano. Domanda 118. Sei tu nato alla fine del tempo? Romano è nato alla fine del tempo, dal momento che inizio e fine del tempo è il risultato del calcolo ottenuto da 44 al quadrato, che dà come risultato 1936, l'anno in cui, mentre sua madre e suo padre si fidanzavano, Vittorio Emanuele III diveniva imperatore del nuovo Romano Impero. 44 è il Dio uno e trino che esiste nel sistema unitario che ha 10 come spazio e 1 come tempo, per cui 4 moltiplicato 11 fa 44 come l'unità formata da Dio, uno e trino, nel suo sistema assoluto, 11. Essendo questa l'unità, nel campo relativo, la sua area, formata da 44 per 44, contiene in sé tutto lo spazio, senza tempo, ma che è anche uguale a tutto il tempo senza lo spazio, quando il fronte dell'avanzamento è 1. In questo caso tutto il quantitativo avanza nel tempo e offre l'occasione di conoscere una data. In questo modo 44 al quadrato determina un'area che però può diventare un tempo e porta esattamente all'anno 1936 della fondazione del nuovo impero romano e del fidanzamento tra il padre e la madre di Ra. Domanda 119. Ci sono segnali di trinità non solo nei regnanti, ma anche nella tua famiglia di tuo padre? Nel caso di Ra, certamente la famiglia del padre li ha questi segnali, perché 3 generazioni di Amodeo sposarono la prima Innocente Buonamore, la seconda Maria Buonamore e la terza Mariannina. E se sono bisnonna, nonna e mamma di Ra. I loro nomi, che hanno un chiaro indice di innocenza, evolvono sempre più a poco verso Maria e verso Maria, figlia della sua mamma. Domanda 120. Ci sono segnali della Trinità di Dio anche nella tua famiglia materna? Riferendosi Ra a 3 generazioni, ebbene 3 generazioni della famiglia materna fecero allustra la luce su Monte Stella, quindi la luce della stella, una sorta di
Natale per fondarvi la loro personalità di fede. Domanda 121. Ci sono in tuo padre segni di Dio, il padre? Il padre dirà, sembra essere Dio padre, almeno per sei fondamentali ragioni. La prima, fu nata come uno spirito libero, dal momento che il 777 della sua nascita rivela la creazione in 7 giorni sulle 3 linee dello spazio. La seconda necessità risolta è che egli visse come un santo spirito. Avendo solo l'istruzione elementare, egli divenne nella sua vita prima maestro e poi addirittura direttore dei maestri. Terzo requisito, fu chiamato come un re santo. Sapete che lo Spirito Santo è il Santo Re. Ebbene, San Luigi, il re francese, divenne santo perché morì nel corso di una crociata per salvare la cristianità. Requisito quarto, egli fu generatore di Dio? Beh, Luigi Amodeo si mise a costruire a un certo punto della sua vita radio, e radio è proprio il dio Ra. Ra è suo figlio. Sesto requisito, fu falegname come San Giuseppe? Quando andò in pensione, per hobby, si mise a fare proprio il falegname. Sesto requisito, morì in un anno santo speciale dedicato allo Spirito Santo? Sì, infatti, morì proprio nell'83. Che fu decretato in un modo incomprensibile anno santo dello Spirito Santo dal Papa. Domanda 122. Hai tu una madre che assomiglia proprio alla Madonna? La madre dirà, sembra la Madonna per almeno 12 motivi reali. La prima è che fu nata nel segno del martirio dei principi degli apostoli, il 29 giugno. La seconda è che fu chiamata Maria, figlia di Sant'Anna. La terza ebbe una sua scena natalizia con stella, re magi e Epifania a Lustra di Montestella. La quarta, attraverso le preghiere, ebbe ogni dono da Maria Santissima, pregata da lei a 2 anni, costretta a mezze ore di preghiere da sua madre. La quinta, coinvolse realmente Maria Santissima nell'allattamento reale di Romano e accadde a latte e sangue. La sesta coinvolse realmente la Madonna nel cambiare Romano con Gesù ed accadde il 4 giugno 1940. La settima fu madre della Chiesa. Infatti il figlio che ebbe dopo, Benito Amodeo, nato il 17 febbraio, è nato nel giorno in cui era stata istituita la Chiesa del suo paese. L'ottava ragione, Santa Madre di tutti i figli delle sorelle, infatti ne accolse 7 in segno totale, nella sua casa. La nona, comportamenti divini. Da vecchia, lei, consapevole per quanto instupidita dall'Alzheimer del suo stato, benediceva ognuno. La decima, morì nell'anno santo particolare, il giubileo di Maria Santissima del 2000. L'undicesima, ascese al cielo e infatti accadde quando fu cremata e i suoi fumi salirono in cielo. La dodicesima, come Maria Santissima, non ha una tomba. E infatti, quando fu morta, aveva scelto che le sue polveri fossero disperse, perché non voleva avere alcuna tomba. Insomma, il padre dirà e la madre dirà, messi insieme, hanno 18 buone ragioni per apparire i veri padre e madre.